Ciao a tutti da Valeria. Anche oggi vi parlo delle ultime notizie sul cinema, presentandovi un nuovo attesissimo trailer. Killer Croc completerà la trilogia di Quentin Tarantino dopo Bastardi senza gloria e Django Unchained. Vi dirò tutto tra poco. Sera. Siete qui per lavoro? Sì, siamo avvocati. Bel mestiere del cazzo il vostro. Vuole iscriversi alla mailing list per i nostri clienti single? No, grazie, sono più legale. Inter in vantaggio! Sì, come dice? Certo, Inter merda! Ah, ma adesso col derby gli facciamo un mazzo così, eh. Li voglio vedere piangere quei poveretti. Belle soddisfazioni. Pensa che oggi il mio collega si è buttato dalla finestra. Bon, de toute façon, je suis en train d'aller chez eux, là, donc je t'appelle. Beh, voglio dire, tu puoi essere anche gentile e carino, ma la francese comunque rimane rigida. Cioè, è come se ci avesse sempre un palo nel culo. Eccoci qua. Le presento Emily Schumann, che rappresenta la controparte. Piccolo. Questa me la devi trombare prima della conclusione delle trattative. Dai, che ti faccio socio. Mi chiedevo se avessi degli impegni per la serata. Comunque stai tranquillo. Tranquillo un cazzo. È stato tutto naturale, come se ci conoscessimo da sempre. Ti sei innamorato? Che sei diventato un patetico ridicolo sentimentale. No! Stai dicendo che io sarei uscita con te per chiudere il contratto? Io mi fido di te. La trattativa la concluderemo a Dubai. Adesso puoi anche fregarmi. Veramente sei tu che stai fregando me, però. Buono questo! Dicono che spina. Sì, io prima di usarlo ero sempre gonfia, mentre adesso... Mentre adesso? Il regista Quentin Tarantino ha svelato il suo progetto futuro. Avrà il nome di Killer Croc e sarà lo spin-off di Bastardi senza gloria, ambientato nel 1944 dopo lo sbarco in Normandia. Quentin ha rivelato che la pellicola parlerà di alcuni soldati di colore che dopo l'invasione della Normandia riescono a vendicarsi e a fare strage di bianchi, conquistando una base militare. Chissà, forse uno dei discendenti di Django sarà tra i personaggi principali. Non temete, noi vi terremo informati sugli sviluppi di questa tarantiniana revisione storica. Grazie per essere stati con noi. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, AC News, il canale numero uno in fatto di cinema.